I cani hanno un insieme di sensi straordinari che consentono loro di percepire il mondo in modi inaccessibili agli esseri umani. Dalla rilevazione di attività paranormali alla capacità di percepire malattie, i nostri amici a quattro zampe possiedono abilità che spesso superano le nostre. Esploriamo insieme 20 cose che il tuo cane può vedere e sentire, ma tu no. Numero 20. Attività paranormali. Molti proprietari di animali hanno segnalato comportamenti strani nei loro cani in presenza di presunti eventi paranormali. I cani possono abbaiare, ululare o apparire agitati quando percepiscono qualcosa che gli esseri umani non riescono a riconoscere. Alcuni ritengono che i cani siano in grado di vedere fantasmi o spiriti, mentre altri attribuiscono questo comportamento ai loro sensi molto sviluppati. I cani hanno un campo uditivo molto più ampio e possono captare suoni a frequenze che gli esseri umani non possono percepire, il che potrebbe contribuire alla loro capacità di cogliere eventi insoliti. Inoltre, il loro acuto senso dell'olfatto potrebbe consentire loro di rilevare cambiamenti sottili nell'ambiente associati ad attività paranormali. Sebbene l'esistenza di fantasmi e spiriti rimanga un argomento controverso, è evidente che i cani possiedono un'abilità unica nel percepire ciò che va oltre la percezione umana. Numero 19. Rilevamento delle malattie umane. I cani hanno un olfatto straordinario che permette loro di rilevare diverse malattie umane. Con un adeguato addestramento possono identificare alcuni tipi di cancro, come quello ai polmoni, al seno e alle ovaie, annusando campioni di respiro, urina o sangue. Inoltre, sono capaci di percepire cambiamenti nei livelli di zucchero nel sangue, utile per i diabetici, e possono avvisare i proprietari in caso di situazioni pericolose. I cani sono stati addestrati anche per riconoscere altre condizioni, come il morbo di Parkinson e il Covid-19. La loro abilità deriva da un sistema olfattivo potente, che consente di individuare composti organici volatili specifici associati a malattie. Anche se non possono sostituire i test medici, il loro senso dell'olfatto fornisce informazioni preziose per diagnosi e trattamenti precoci. Numero 18. Percepire il campo magnetico della Terra. I cani possiedono un'abilità straordinaria nel percepire il campo magnetico della Terra, anche se non lo vedono fisicamente. Si ritiene che questa capacità sia legata alla presenza di magnetite, un minerale magnetico, nei loro corpi. Quando i cani si liberano, spesso si allineano lungo l'asse nord-sud del campo magnetico terrestre. Questo comportamento è stato osservato in diverse razze canine e risulta più evidente in determinate situazioni, come quando il campo magnetico è stabile e il cane si trova in un'area aperta. Alcuni ricercatori suggeriscono che questa abilità possa aiutare i cani a orientarsi e trovare la strada di casa, poiché possono utilizzare il campo magnetico come una bussola. Numero 17. Rilevamento della gravidanza e dei cambiamenti ormonali. I cani hanno un'eccezionale capacità di rilevare la gravidanza negli esseri umani, spesso prima che la futura madre se ne accorga. Questa abilità è dovuta al loro acuto senso dell'olfatto, che consente loro di percepire i sottili cambiamenti ormonali che avvengono nel corpo di una donna durante la gravidanza. Già nel primo trimestre, i cani possono iniziare a comportarsi in modo diverso intorno alle donne incinte, diventando più protettivi o affettuosi. Possono mostrare un crescente interesse per il pancione della donna, poiché riescono a percepire i cambiamenti ormonali legati allo sviluppo del feto. Oltre alla gravidanza, i cani possono rilevare anche altri cambiamenti ormonali negli esseri umani, come quelli legati ai cicli mestruali o alla menopausa. Anche se i meccanismi specifici non sono completamente noti, è evidente che il loro olfatto è altamente sensibile alle sottili variazioni chimiche nel corpo umano. Numero 16. Percepire i disastri naturali. I cani hanno un'abilità straordinaria nel rilevare disastri naturali imminenti, come terremoti, tsunami e tempeste. Questa capacità è legata ai loro acuti sensi dell'udito e dell'olfatto.
oltre alla sensibilità ai cambiamenti delle vibrazioni della Terra. Prima di un terremoto, i cani possono mostrarsi agitati, camminare nervosamente o cercare riparo, percependo le onde sismiche che precedono l'evento principale. Allo stesso modo, prima di un tsunami, possono diventare ansiosi e cercare di spostarsi in zone elevate, avvertendo i cambiamenti di pressione atmosferica e vibrazioni del terreno. Inoltre, possono percepire variazioni di pressione barometrica prima di una tempesta, facendoli diventare irrequieti. Alcuni cani sono stati addestrati per assistere nelle operazioni di ricerca e soccorso, utilizzando il loro olfatto per trovare sopravvissuti intrappolati. Numero 15. Leggere le emozioni. I cani sono estremamente sensibili alle emozioni umane e riescono a interpretare i nostri sentimenti con notevole precisione. Possono cogliere cambiamenti sottili nelle nostre espressioni facciali, nel linguaggio del corpo e nel tono di voce, consentendo loro di comprendere quando siamo felici, tristi, arrabbiati o stressati. Si ritiene che questa abilità si sia evoluta nel corso di migliaia di anni di domesticazione, poiché i cani che erano più bravi a leggere le emozioni umane ricevevano maggior cura e attenzione. Un modo in cui i cani percepiscono le emozioni umane è attraverso il nostro odore. Quando proviamo emozioni diverse, il nostro corpo rilascia sostanze chimiche e ormoni specifici che i cani possono rilevare grazie al loro acuto senso dell'olfatto. Ad esempio, quando siamo stressati o ansiosi, produciamo più cortisolo, che i cani riescono a percepire. Possono reagire avvicinandosi a noi per offrire conforto e sostegno. Numero 14. Rilevamento della paura e delle cattive intenzioni. I cani possiedono un'abilità straordinaria nel rilevare la paura e le cattive intenzioni negli esseri umani, rendendoli alleati preziosi nelle forze dell'ordine e nella protezione personale. Questa capacità è radicata nei loro acuti sensi dell'olfatto e dell'udito, oltre alla loro comprensione istintiva del linguaggio del corpo e dei segnali sociali. Quando una persona prova paura, il corpo subisce una serie di cambiamenti fisiologici, come l'aumento della frequenza cardiaca e il rilascio di adrenalina. I cani possono percepire queste variazioni attraverso il loro olfatto, riuscendo a individuare gli odori sottili associati alla paura. Inoltre possono udire le modifiche nel battito cardiaco o nella respirazione della persona, il che li avvisa ulteriormente della presenza di paura. Numero 13. Anticipare il ritorno del proprio padrone. Una delle abilità più straordinarie dei cani è la loro capacità di anticipare il ritorno del padrone, spesso molto prima che la persona arrivi a casa. Si pensa che questa abilità derivi da una combinazione di fattori, tra cui il loro acuto senso dell'olfatto, la comprensione delle routine e del tempo, e il profondo legame emotivo con i loro compagni umani. I cani possiedono un senso dell'olfatto incredibilmente potente, che consente loro di rilevare l'odore unico del proprio padrone anche da una grande distanza. Quando il padrone si avvicina a casa, il cane può percepire il suo profumo trasportato dal vento o sugli indumenti di altri membri della famiglia che sono stati in contatto con il padrone durante la giornata. Numero 12. Percepire la morte e i cambiamenti di fine vita. I cani possiedono un'abilità straordinaria nel percepire quando qualcuno si avvicina alla fine della propria vita. Si ritiene che questa capacità sia legata al loro acuto senso dell'olfatto, che consente loro di rilevare cambiamenti sottili nella chimica corporea di una persona prossima alla morte. In queste situazioni, i cani tendono a diventare più attenti e affettuosi nei confronti della persona, spesso rimanendo accanto a lei e offrendo conforto nei suoi ultimi momenti. In alcuni casi, i cani hanno dimostrato di prevedere la morte del proprio padrone o di un familiare stretto, anche quando la persona non mostra segni visibili di malattia. Possono diventare più ansiosi o attaccati, oppure rifiutarsi di allontanarsi dalla persona. Alcuni cani sono stati visti ululare o abbaiare in modo particolare quando qualcuno sta per morire, alimentando la credenza che possano percepire la presenza della morte. Numero 11.
sentire, oltre le capacità umane. I cani possiedono un senso dell'udito incredibile che supera di gran lunga le capacità umane. Possono percepire suoni a frequenze e volumi che sono semplicemente impercettibili per l'orecchio umano. Questa sensibilità uditiva è dovuta alla struttura unica delle loro orecchie, che consente loro di captare una gamma più ampia di suoni e di localizzarli con straordinaria precisione. I cani possono udire suoni a frequenze fino a 45.000 Hz, mentre gli esseri umani possono sentire solo fino a circa 20.000 Hz. Ciò significa che i cani possono percepire molti suoni acuti che risultano completamente inudibili per noi, come i richiami ultrasonici di roditori e altri piccoli animali. Inoltre, possono udire suoni a distanze maggiori rispetto agli umani, permettendo loro di rilevare potenziali minacce o prede da lontano. Numero 10. Vedere la luce ultravioletta. Sebbene i cani non vedano i colori come gli esseri umani, hanno la capacità di percepire la luce ultravioletta, UV. Questo perché i loro occhi contengono un tipo speciale di recettore sensibile alle lunghezze d'onda UV. Di conseguenza, i cani possono osservare cose invisibili all'occhio umano, come le tracce di urina lasciate da altri animali e i pattern UV di alcuni fiori e insetti. Questa abilità di vedere la luce UV è considerata un adattamento che aiuta i cani a cacciare e orientarsi in condizioni di scarsa illuminazione. Rilevando i riflessi UV provenienti dalla preda o dall'ambiente circostante, possono seguire e localizzare oggetti che altrimenti rimarrebbero nascosti. Inoltre, questa capacità consente loro di vedere attraverso certi tipi di mimetismo progettati per confondersi con lo spettro della luce visibile. Numero 9. Visione notturna, potenziata e osservazione delle stelle. I cani possiedono una visione notturna notevolmente migliore rispetto agli esseri umani, il che consente loro di orientarsi e percepire l'ambiente circostante in condizioni di scarsa illuminazione. Questo è dovuto a diversi adattamenti nei loro occhi, tra cui una pupilla più grande che consente a una maggiore quantità di luce di entrare, una maggiore concentrazione di bastoncelli sensibili alla luce nella retina e uno strato riflettente situato dietro la retina, chiamato tapetum lucidum. Questo strato riflette la luce attraverso la retina, aumentando la sensibilità alla luce. Questi adattamenti permettono ai cani di vedere in modo più efficace in ambienti poco illuminati e di rilevare movimenti al buio. Inoltre, i cani hanno un campo visivo più ampio rispetto agli umani, il che consente loro di cogliere una porzione maggiore del loro ambiente in un colpo d'occhio. Numero 8. Rilevamento dell'attività sismica. I cani possiedono un'abilità straordinaria nel rilevare l'attività sismica, come i terremoti, prima che gli esseri umani possano sentirli. Questo è dovuto alla loro maggiore sensibilità alle vibrazioni sottili che si verificano nel terreno prima di un terremoto. Quando percepiscono un imminente terremoto, i cani possono mostrare comportamenti insoliti, come abbaiare in modo eccessivo, camminare nervosamente, guaire o cercare riparo. Si pensa che questa capacità sia legata al loro acuto senso dell'udito, che consente loro di captare suoni a bassa frequenza che sono impercettibili per gli esseri umani. I cani possono udire suoni nell'intervallo di 67.000-45.000 Hz, mentre gli esseri umani possono sentire solo suoni tra i 64.000 e i 23.000 Hz. Ciò significa che i cani possono rilevare le vibrazioni a bassa frequenza che si verificano nel terreno prima che un terremoto colpisca. Numero 7. Rilevamento dei cambiamenti meteorologici. I cani possiedono un'abilità acuta nel percepire i cambiamenti atmosferici, spesso molto prima che gli esseri umani ne siano consapevoli. Questo è dovuto al loro olfatto estremamente sensibile, che consente loro di rilevare variazioni sottili nella pressione barometrica, nell'umidità e in altri fattori ambientali legati ai cambiamenti climatici. Ad esempio, i cani possono diventare inquieti o ansiosi prima di un temporale, poiché percepiscono le variazioni nella pressione dell'aria e l'elettricità statica che si accumula nell'atmosfera,
Inoltre, possono cercare rifugio o mostrarsi più affettuosi quando avvertono un'imminente tempesta, poiché sanno istintivamente che è più sicuro rimanere al chiuso. Numero 6. Rilevamento dei cambiamenti chimici nell'acqua. I cani possiedono un olfatto straordinario che consente loro di percepire anche le più lievi variazioni chimiche nell'acqua. Questa capacità è particolarmente utile per individuare contaminanti o inquinanti che possono essere dannosi per la loro salute e quella di altri animali ed esseri umani. I cani hanno fino a 300 milioni di recettori olfattivi nel naso, rispetto ai soli 6 milioni degli esseri umani. Questo significa che possono rilevare odori a concentrazioni fino a 100.000 volte inferiori rispetto a quanto è possibile per gli esseri umani. Pertanto, i cani sono in grado di percepire la presenza di sostanze chimiche come il cloro e altri inquinanti a livelli molto bassi. Numero 5. Rilevamento dei suoni ad alta frequenza. I cani possiedono un udito straordinario che consente loro di percepire suoni a frequenze molto più elevate rispetto agli esseri umani. Mentre gli esseri umani possono generalmente udire suoni fino a circa 20.000 Hz, i cani possono percepire suoni fino a 45.000 Hz o anche oltre. Ciò significa che possono sentire molti suoni completamente inudibili per le orecchie umane. Un esempio comune di questa capacità è rappresentato dall'uso dei fischietti ultrasonici per cani. Questi fischietti emettono suoni a frequenze superiori alla gamma di udito umano, solitamente comprese tra 23.000 e 50.000 Hz. Anche se gli esseri umani non possono udire questi suoni, i cani li percepiscono chiaramente e possono rispondere ad essi. Numero 4. Rilevamento della radiazione infrarossa e del calore. I cani hanno un'abilità straordinaria nel percepire la radiazione infrarossa e il calore, anche da lontano. Questa capacità è dovuta a un organo speciale chiamato rinario, situato all'estremità del loro naso. Il rinario è ricco di terminazioni nervose e vasi sanguigni, il che lo rende molto sensibile alle variazioni di temperatura. Quando un cane si imbatte in un oggetto o in un animale che è più caldo dell'ambiente circostante, il rinario può rilevare la firma termica e aiutare il cane a individuare la fonte. Questa abilità è particolarmente utile nella caccia o nella ricerca di animali, consentendo ai cani di localizzare facilmente prede o persone in difficoltà, anche in condizioni di scarsa visibilità. Numero 3. Rilevamento delle variazioni nei campi elettrici. I cani hanno un'incredibile capacità di rilevare le variazioni nei campi elettrici, il che potrebbe spiegare alcuni dei loro comportamenti apparentemente inspiegabili. Anche se i meccanismi esatti alla base di questa abilità non sono completamente compresi, si ritiene che i cani possano percepire le piccole correnti elettriche generate dai movimenti muscolari e da altri processi biologici. Questa capacità potrebbe rivelarsi particolarmente utile durante i temporali, poiché i cani potrebbero avvertire la carica elettrica nell'aria prima che la tempesta colpisca realmente. Ciò potrebbe spiegare perché alcuni cani diventano ansiosi o cercano rifugio prima di un temporale, anche quando non ci sono segni visibili del maltempo imminente. Numero 2. Rilevamento delle sottili variazioni nella direzione del vento. I cani possiedono un senso dell'olfatto incredibilmente sviluppato che consente loro di percepire anche le più lievi variazioni nella direzione del vento. Questa abilità è particolarmente vantaggiosa per il tracciamento e la caccia, poiché permette ai cani di seguire l'odore della loro preda anche quando il vento cambia. Durante il tracciamento di un odore, un cane tende a muoversi avanti e indietro lungo il sentiero, seguendo le particelle di profumo trasportate dal vento. Regolando continuamente la propria direzione in base ai flussi d'aria che variano, il cane riesce a rimanere sulla traccia e, infine, a localizzare la fonte dell'odore. Numero 1. Memoria eccezionale per gli odori. I cani possiedono una memoria degli odori straordinaria che supera di gran lunga quella degli esseri umani.
Mentre gli esseri umani si affidano principalmente alla vista per orientarsi nell'ambiente e ricordare dettagli importanti, i cani si basano fortemente sul loro senso dell'olfatto per svolgere queste funzioni. Ricerche hanno dimostrato che i cani possono ricordare gli odori per periodi di tempo incredibilmente lunghi, anche anni dopo il primo incontro. Questo avviene perché la parte del cervello di un cane dedicata all'elaborazione degli odori è significativamente più grande e sviluppata rispetto a quella degli esseri umani. Anche oggi il nostro viaggio è giunto al termine, ma non sarà l'ultimo. Non dimenticarti di lasciare un like, un commento e di iscriverti al canale se ti è piaciuto il video. Alla prossima avventura!